Cecilia e Ignazio, arriva la critica inaspettata di Belén Rodríguez. Cecilia e Ignazio News. Dopo il Grande Fratello VIP, la critica inaspettata di Belén. La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello VIP. I due trascorrono ogni momento libero insieme e si dividono tra Milano, dove lei ha appena preso in affitto un appartamento, e Trento, dove lui vive ancora con la famiglia. La coppia ha però ricevuto di recente una critica da parte di Belén Rodríguez. Sì, proprio la sorella di Cecilia ha rimproverato la ragazza per il modo in cui sta gestendo la relazione con il figlio di Francesco Moser. A detta della showgirl argentina i due starebbero troppo tempo sui social network e questo, a lungo andare, potrebbe essere deleterio per la coppia. Le parole di Belén Rodríguez sulla nuova storia d'amore della sorella. Mia sorella vive sui social con Ignazio, ha fatto sapere Belén al settimanale Chi. Una critica nuova e inaspettata agli amanti del gossip, ma non a Cecilia, che già da qualche giorno è a conoscenza del pensiero della conduttrice di Tussi Que Vales. Belén dice che faccio troppe storie su Instagram, ha fatto sapere poco tempo fa la più piccola dei Rodriguez ai suoi follower. E a quanto pare alla fine Cecilia ha seguito il consiglio della sorella, le sue stories si sono ridotte di parecchio nelle ultime ore. Di sicuro il consiglio di Belén è frutto dell'esperienza, l'eccessiva esposizione mediatica del suo rapporto con Stefano De Martino ha in parte rovinato il matrimonio. Per questo ora la testimonial di Guess cerca di preservare il più possibile il legame con Andrea Iannone. Sono rare le foto e i video dei due su social network. Amore a gonfie vele tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Social o non social, intanto procede tutto a gonfie vele tra Cecilia e Ignazio. In barba alle male lingue, la coppia è più che mai felice e unita. Anche se il matrimonio non è così vicino come sembrava in passato, Moser ha chiarito che vuole prima godersi la storia da fidanzato e poi pensare ad un'eventuale cerimonia.